Ok, allora, grazie a tutti di avermi ospitato. Di che cosa chiacchieriamo in questa oretta? Grazie a GPAD che ha fatto questa super introduzione. La chiacchierata di quest'oretta è relativa all'esperienza che ci siamo fatti noi su come possono fondamentalmente cambiare, come cambia fondamentalmente lo sviluppo delle applicazioni, se nel nostro caso con .NET Core, ma la tecnologia in questo caso è un di cui. Se l'applicazione la dobbiamo deployare in modo raw, come eravamo abituati 5, 6, 10 anni fa, o come cambiano le cose invece adesso se possiamo sfruttare Kubernetes, nello specifico la versione di Azure, ma visto che mi hanno detto che c'era problemi di banda, le demo girano anche su Minikube, cioè l'idea è come cambiano le cose quando dobbiamo andare su Kubernetes, cioè come possiamo sfruttare l'infrastruttura di Kubernetes per rendere le nostre applicazioni un po' più reliable. Allora, per partire bisogna capire che cosa si intende per reliable, ok? O meglio, che cosa per me significa reliable. Allora, per me reliable, cioè questa non è una definizione che do io, però diciamo che queste qui sono due delle caratteristiche che un'applicazione deve avere per essere considerata reliable. Quindi deve essere resiliente, ovvero deve essere in grado di fare auto-recovering nel caso in cui ci siano dei fallimenti. E poi deve essere disponibile, cioè deve essere disegnata in maniera tale che ci siano pochi downtime. Okay? La parte interessante di tutta questa definizione per me è il fatto che un'applicazione deve essere in grado di, o lei o l'infrastruttura su cui gira, comunque di poter fare recovering gracefully se c'è qualche cosa che non va. Okay? Perché il discorso a cui siamo tutti abituati è che purtroppo le cose shit happens all'interno delle nostre applicazioni e il problema è che quando abbiamo a che fare con un'applicazione monolitica, okay, e quindi un grosso blobbone che vive tutto in un ecosistema unico, quello che succede è che ogni volta che c'è un piccolo problema dobbiamo cercare comunque di mettere pezze perché sennò il rischio è che caschi tutto. Okay? Invece quello che riusciamo a fare con un'architettura leggermente differente, che è un'architettura che negli ultimi anni ha avuto un sacco di hype, che è quella orientata ai microservizi, ma che vuol dire tutto non vuol dire niente, la nostra applicazione viene partizionata in tantissimi piccoli componenti e l'idea di un'applicazione resiliente è quella che quello che dobbiamo cercare di fare non è tanto evitare che ci siano problemi all'interno della nostra applicazione, ma cercare di fare in modo che quando abbiamo un problema all'interno della nostra applicazione, il problema sia localizzato e che l'applicazione possa in qualche modo riportarsi in uno stato consistente e possa ricominciare a funzionare. Quindi l'idea è quella di minimizzare l'effetto di un fallimento di una parte della nostra applicazione, okay, in modo tale che il fallimento di una parte non impatti sull'intero ecosistema. Quando abbiamo a che fare con architetture di questo genere, ma dove per architetture di questo genere non intendo architetture fantasmagoriche, ma già se avete un'applicazione web e un database siete già in un sistema distribuito, ok? Questi sono i problemi in cui si va incontro quando si ha a che fare con sistemi distribuiti, ok? Questo è un dato di fatto, punto. Ok, quindi il fatto che il networking non sia reliable, il fatto che la latenza non è mai zero, il fatto che non abbiamo banda infinita, sono tutte cose che dobbiamo tenere in considerazione quando abbiamo a che fare con applicazioni distribuite, che siano su Kubernetes o non su Kubernetes. Okay? Tempo fa abbiamo avuto una bellissima discussione con un ragazzo che diceva, ah, è impossibile che voi possiate dire che l'applicazione non è fatta bene, gira su Kubernetes. Il significato di questa frase non vuol dire niente, nel senso che se un'applicazione è scritta col culo, detto in gergo tecnico, gira male sia su Kubernetes che... Quindi Kubernetes non risolve i problemi. Diciamo che l'idea è quella che con Kubernetes abbiamo la possibilità di risolvere alcune problematiche in modo diverso, che è l'idea di questa sessione. E quello che volevo farvi vedere è, con un esempio stupidissimo, che i problemi ci sono anche se non siamo né Amazon, né Netflix, né, cioè non abbiamo bisogno di avere
250 milioni di microservizi che parlano tra di loro per iniziare a preoccuparci dei problemi che possiamo avere. Ok? Nel momento in cui abbiamo due componenti che devono dialogare tra di loro, anche solo due componenti che dialogano tra di loro, abbiamo potenzialmente dei problemi. Ok? E quello che vi farò vedere è che anche con due semplici componenti, ok? Quindi l'esempio su cui si baserà tutta la sessione è un esempio semplicissimo di due componenti, uno diciamo di frontiera e uno di back-end, che espongono delle API, in questo caso HTTP perché era la cosa più semplice da fare, però la logica è esattamente la stessa. E l'idea è questa. Il componente di frontiera espone due endpoint, HTTP, ok? Il primo endpoint, il componente di frontiera, una volta che viene interrogato, riesce a erogare subito il risultato perché ha tutte le informazioni che gli servono per poter erogare la funzionalità. Ok? Quindi non dipende da nessun altro componente per erogare quella funzionalità. Invece, per quanto riguarda la seconda API, lui ha alcune informazioni, ma dipende da un sistema terzo, ok, che è il secondo componente, per poter arricchire il payload risultante e restituirlo all'utente che ha fatto la chiamata sulla seconda API. Quindi niente di così complicato. Abbiamo due componenti che devono dialogare tra di loro. La prima API, il primo componente riesce a erogarla tranquillamente da solo, la seconda invece deve cooperare con un altro componente. Quindi se andiamo a vedere, mi aspetto che non sia niente di esoterico per nessuno di voi, adesso io ho già lanciato dei container sulla mia macchina che simulano questi due componenti, ma poco ci importa. E andiamo a fare una sorta di load test. Su queste API. Adesso, a parte il fatto che si vede pochissimo. Questo qui è un tool per fare load testing. Ci sono le due API che avete visto nella slide di prima. La prima API viene erogata in maniera autonoma dal primo componente, invece la seconda API è l'unione di quanto sa il primo componente più l'interrogazione più la cooperazione con il secondo componente. Per come ho configurato il tool che fa load testing, la prima API viene chiamata una volta e la seconda 10 volte, quindi più o meno il carico è questo, quindi a fronte di una chiamata sulla prima API ne abbiamo 10 sulla seconda. Però tutto sta funzionando perfettamente. E quello che vediamo è che il sistema, simulando un 500 utenti, riesce comunque a gestire un 250-260 richieste al secondo. Ok? Benissimo. Quindi niente di particolare. Cosa succede però? Succede che fin tanto che facciamo girare tutto sulla nostra macchina, finché abbiamo il nostro carico di utenti, finché non simuliamo scenari particolari, non ci accorgiamo mai di quello che può succedere. Ma, come sappiamo benissimo tutti, quando andiamo in produzione, quindi quando andiamo in uno scenario reale, shit happens, quindi qualcosa che non va bene succede. E cosa può succedere nella fattispecie? In uno scenario così semplice, dove abbiamo detto non siamo né Amazon, né Netflix, né niente, abbiamo due soli componenti in cui il primo dipende dal secondo e poi possiamo parlare del design, se è giusto che componenti dipendano uno dall'altro, così via, però in questo caso devono dialogare tra di loro e quello che può succedere è che a un certo punto il secondo componente inizia a non rispondere più. Non inizia a rispondere 500, inizia a non rispondere più, quindi il tempo con cui il secondo componente inizia a rispondere continua ad aumentare a tal punto che va a degradare le performance del primo componente, perché quando l'utente chiama la seconda API del primo componente, dato che il primo componente dipende dal secondo componente, iniziamo a avere la seconda API che inizia ad aumentare il tempo di risposta. Ma andiamo a vedere bene che cosa può succedere, perché uno dice, vabbè, se il secondo componente non risponde, non è che ci possiamo fare molto, ovvero la seconda API inizierà a non rispondere più o inizierà a rispondere con tempi biblici. Però noi andiamo a fare...
andiamo a simulare rispetto all'esempio di prima, appunto, che il secondo componente inizia a rispondere con dei tempi molto alti, adesso in questo caso più di 30 secondi, ok? Quindi non che sta rispondendo 500 o che sta andando in errore, ma proprio non sta rispondendo. Andiamo a vedere che cosa succede, che cosa può succedere. Ok, risimuliamo il nostro sistema come prima. Quindi la seconda API la stiamo interrogando in questo momento, ma dato che ci impiega 30 secondi a fare tutto il giro, non stiamo ancora avendo risultati. Ok? Ma quello che succede, a differenza di quello che potevamo pensare, ovvero la seconda API va lenta, ma la prima API continua a funzionare in modo come funzionava prima. Okay? Invece il discorso è che se il sistema è strutturato in modo non corretto, il rischio è che anche il web server di frontiera subisca, e quindi tutte le API che sono erogate da questo web server di frontiera degradino completamente le performance, perché una API inizia a tenere thread aperti all'infinito, ok? Perché il secondo web server inizia a non rispondere più entro certi termini, ok? E quindi quello che vediamo è che le 300 richieste al secondo di prima arriviamo a malapena a 40 con qualche picco, ma poi tutto il server anche del primo componente si spegne, cioè si abbassa. Quindi prima eravamo arrivati anche con la prima API, la seconda sapevamo che era lenta, ci abbiamo messo un timeout, un thread sleep lungo 30 secondi, sapevamo che sarebbe stata più lenta. Ma prima, in pochissimi secondi, eravamo arrivati a 800 richieste. Invece adesso anche la prima API, che non ha nessuna dipendenza sul secondo componente, ha comunque aumenta la latenza proprio per il fatto che comunque tutto il componente 1 subisce il fatto che il componente 2 sta rispondendo in modo molto lento. Perché le due API girano sullo stesso web server, esatto, sì, assolutamente. Esattamente. Quindi questo era per far vedere che comunque non è uno scenario così complesso, non abbiamo messo in piedi chissà che cosa, però le cose possono andare non bene fin da subito, ok? Senza avere scenari apocalittici per cui abbiamo 700.000 microservizi o servizi, chiamateli come volete, componenti che devono dialogare tra di loro, ok? Quindi, come si fa a risolvere problemi di questo genere? Nella bibliografia dei sistemi distribuiti ci sono diversi modi per risolvere problematiche del genere, ok? Per fare un esempio, questo è un pattern che viene utilizzato per risolvere proprio problemi di questo genere, ok? Quindi il concetto di circuit breaker in un sistema distribuito serve per andare a permettere che i failure di un componente, nel nostro caso il componente 2, abbiano un impatto minimo su altri componenti. E come funziona questo pattern? Funziona proprio come se fosse un circuito, quindi fin tanto il circuito parte chiuso, quindi la comunicazione tra i due componenti avviene in modo trasparente come prima, nel momento in cui questo componente circuit breaker inizia a rilevare che ci sono problemi di comunicazione tra i due sistemi, okay, quindi tra il nostro componente 1 e il componente 2, quello che fa è aprirsi. Cosa significa aprirsi? Significa che, dato che si è accorto che c'è un problema di comunicazione tra i due, inizia a dire: è inutile che continuo ad andare a interrogare il secondo componente, andando a fare overloading di quel componente, ma semplicemente cortocircuito la richiesta, rispondo subito picche, però do tempo al secondo componente di, se è pensato in modo tale da essere resiliente, di fare auto-recovering, riportarsi in uno stato consistente, e dopo un po' il circuito si richiude, la comunicazione tra i due componenti viene riattivata, se il secondo componente è stato in grado di riportarsi in uno stato consistente, tutto continua a fruire in modo corretto. Altrimenti il circuito si riapre e così via. Che vantaggio abbiamo con un approccio di questo genere? La seconda delle nostre API continuerà
ad avere dei problemi, nel senso che la seconda API, quando il circuito si apre, il componente di frontiera inizierà a rispondere molto velocemente, ma risponderà a 500, perché non ha potuto chiamare la 500 o qualsiasi altra scelta, diciamo, di contesto, logica, che possiamo mettere in atto. Però risponde velocemente dicendo, o dando una risposta parziale o dando un 500. Ma questo approccio ci permette alla prima API del primo componente di continuare a funzionare correttamente con il rate che aveva all'inizio, senza avere nessun impatto dal fatto che il secondo componente non funziona. Ok? Questo è solo uno dei mille modi che abbiamo nei sistemi distribuiti per gestire failure, che ben sappiamo che capitano nei nostri sistemi, e per permettere a il failure di una parte del sistema di avere un impatto minimo, idealmente zero, sul resto del sistema. Ok? Quindi, nello specifico, quello che succede è che quando il circuit breaker, che è un componente che si mette in mezzo tra la comunicazione del primo componente e il secondo, si accorge che la comunicazione non sta funzionando come si aspettava che dovesse funzionare, cortocircuita subito la risposta, il server, in questo caso il componente 1, non va in overload, il componente 2 non riceve più nuove richieste, perché magari il componente 2 riusciva a gestire 50 richieste al secondo, 100 richieste al secondo, noi gliene stavamo mandando 1000, è inutile mandargliene altre 1000 o altre 1000 ancora. Una volta che non risponde più è meglio dire, ok, iniziamo a rispondere picche, diamo tempo al secondo componente di riportarsi in uno stato consistente. Ok, questa era la teoria. Nell'ambito .NET e .NET Core nello specifico, chi ha confidenza con questa tecnologia particolare, ci sono diversi modi per sviluppare, per approcciare questo genere di problematiche. Il modo che io cerco sempre di portare nei progetti su cui lavoro è quello meno invasivo possibile, nel senso che cerco di basarmi sempre il meno possibile su framework invasivi che dopo ti costringono a dover sempre tirare la coperta da una parte o dall'altra, ma di usare librerie il più light possibile. Nel mondo .NET una libreria molto utile, che è veramente light, che permette di gestire questo genere di scenari, si chiama Polly. Cosa intendo per libreria minimale? Per libreria minimale intendo proprio che ci dà il minimo indispensabile per poter gestire scenari di questo tipo. Quindi, a livello di codice, se dopo vi lascio il repo su cui ci sono questi esempi, se switchate tra il branch di prima e il branch di adesso, l'unica differenza che c'è è la definizione della policy con cui deve essere attivato il circuit breaker e semplicemente tutte le chiamate HTTP che venivano fatte dal componente 1 al componente 2 passano attraverso questa policy, che è un pezzo della libreria, e la libreria gestisce il concetto di circuit breaker per me, ma è veramente, veramente minimale. Adesso l'idea non era far vedere il codice, vedere, capire come funziona Polly, ma l'idea era quella di far capire come una libreria a bassissimo impatto possa risolvere una problematica che ci capita sempre quando abbiamo due componenti che devono dialogare tra di loro e poter gestire scenari del genere. Quindi nel mio caso, qua ho configurato come voglio che la libreria gestisca il comportamento del mio circuit breaker. E quindi nello specifico gli ho detto che quando il componente 1 parla col componente 2 e tutto va bene, il circuito è chiuso, la comunicazione passa e siamo a posto. Se si verificano due errori di comunicazione, il primo parametro, quell'exception allowed before breaking, okay, se ci sono due errori, a quel punto la libreria apre il circuito e tiene il circuito aperto per 15 secondi. Ok? Quindi vuol dire che dal momento in cui si verificano due errori, per i successivi 15 secondi le risposte vengono cortocircuitate direttamente. Dopodiché il circuito viene richiuso nuovamente e si aspettano due nuovi errori per poterlo riaprire. Ok?
Andiamo a vedere che cosa cambia. Cosa cambia nel nostro sistema quando introduco un componente del genere, cioè come si distribuiscono le richieste in un sistema che gestisce possibili failure e quindi rende un pochino più reliable la mia architettura. Certo? Sì, 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 è così intanto. Sì, allora adesso questa qui è per fare un esempio che c'è questo genere di pattern da implementare, ma ce ne sono diversi, dopo ne vedremo un altro, è il concetto di retry nel caso di per gestire casistiche in cui l'errore che si verifica di comunicazione è di tipo transient, ok? Oppure throttling come... Assolutamente, sì. Cioè l'idea è che ci sono diversi scenari... Ci sono diversi scenari che noi con cui noi ci troviamo ad agire. Ovviamente la soluzione non sarà sempre circuit breaker. Poi ne vediamo un altro in cui probabilmente introducendo il concetto di circuit breaker peggioreremmo le performance del nostro sistema. Quindi, come al solito, da buon consulente, it depends. L'importante è sapere tutte le frecce al nostro arco che possiamo mettere in gioco, ok? Quindi circuit breaker, retry, throttling e così via, in maniera tale da poter gestire scenari differenti. Ok, il codice è esattamente lo stesso di prima, semplicemente abbiamo introdotto questo componente che fa da circuit breaker tra i nostri due servizi. Se andiamo a vedere, ovviamente all'inizio la curva di distribuzione delle richieste è uguale a prima quando le cose non andavano bene, ok? Perché per forza di cose il sistema inizia a degradare. Ma ci sarà un momento, se il dio delle demo ci assiste, in cui il circuit breaker scatta, il circuito si apre e a quel punto lì, cortocircuitando le richieste, ok, il sistema ricomincia a funzionare come funzionava nel primissimo caso. Ok? Torna a tutti più o meno come ha funzionato qui il giochetto, quindi fino a quell'istante in cui era tutto basso, il sistema stava non funzionando bene, ma un sistema resiliente non è un sistema, come ci siamo detti, che non fallisce mai, ma che nel momento in cui si è accorto che non stava funzionando come doveva funzionare, ha fatto una sorta di auto-recovering e si è portato in uno stato in cui ha ricominciato a funzionare bene. Ok? Esatto, quello che dicevamo poco fa, il concetto di circuit breaker va benissimo nello scenario in cui il secondo componente inizia a non rispondere più, quindi è inutile nemmeno andare a domandargli qualcosa, ok? E quindi col circuit breaker risolviamo quel genere di problemi, ma nel caso di sistemi distribuiti ne abbiamo diversi di scenari, non è l'unico scenario che dobbiamo gestire o nel quale possiamo incappare. Un altro problema che può esserci è che per una piccola frazione di tempo la comunicazione tra i due componenti non avviene, ok? Ma è un errore che prende il nome di errore transiente, ok? Cioè è un errore che si verifica in questo istante, ma probabilmente se ci riprovo un millisecondo dopo funziona, ok? Se io introducessi il concetto di circuit breaker in questo scenario, cioè nello scenario di errori transienti, il sistema non avrebbe problemi di performance, nel senso che continuerei a rispondere molto velocemente 500 nel caso in cui decidessi che la risposta deve essere 500, ma mi sto perdendo la possibilità di erogare le funzionalità in modo corretto perché un millisecondo dopo il primo failure il sistema 2 ha ricominciato a funzionare correttamente. Ok? Quindi in questo scenario specifico il concetto di circuit breaker non va bene. Cosa si può fare? In questo scenario specifico una soluzione è quella di utilizzare un concetto di retry, cioè faccio una chiamata, se questa chiamata fallisce provo a farne una subito dopo e magari una un po' dopo, ok? Se dopo un po' di chiamate
la comunicazione non avviene, allora ritorno 500. Ovviamente questa cosa aumenta potenzialmente il tempo di risposta, ok? Perché magari devo aspettare un attimo prima di fare il secondo retry, ma anche qui, context is the king, probabilmente su una chiamata HTTP di front-end ha poco senso utilizzare un approccio del genere, su una chiamata di sistemi di back-end ha molto senso, perché tanto se io devo chiamare un API, io sono un sistema di back-end, devo chiamare un API perché devo marcare un ordine come da spedire, e quell'API che devo invocare in questo istante non funziona, se anche ci riprovo un secondo dopo, se anche marco l'ordine un secondo dopo, non ho nessun problema. Comunque l'idea di utilizzare un retry pattern è proprio quella di dire, se la prima comunicazione non avviene, non è detto che un millisecondo dopo possa non avvenire in modo corretto. Quindi, introducendo una logica di questo genere, abbiamo salvato capre cavoli, nel senso che riusciamo a completare il giro della nostra richiesta, erogando la funzionalità in modo corretto, con magari un pochino più di latenza, ma dando comunque la sensazione a chi sta utilizzando il nostro sistema, che sia un utente o che siano altri sistemi, che il tutto sta funzionando. Come funziona questa cosa con Polly? Parlate un po' intanto che Docker risponde. No, no, adesso esatto, adesso qui sono applicazioni come se non avessimo Kubernetes. L'idea è vedere come cambiano le cose poi quando abbiamo la possibilità di utilizzare Kubernetes. Ok? Ok, allora riportiamoci nel nostro scenario, adesso l'API è diversa di quella di prima, ma è un API che, adesso non so se si vede, ok, se vedete le richieste sono 9500, ma ci sono 350 failure, ok? Cioè ogni tanto l'API risponde picche, perché ci sono degli errori transienti. Quindi è uno scenario assolutamente legittimo, il sistema non sta non funzionando, ma in certi intervalli di tempo sta rispondendo 500. Ok? Ops. No, bello. Esatto, come vi facevo vedere prima, con questa libreria Polly, il costo di introdurre una politica di retry in scenari particolari è veramente bassissimo e, come ripeto, come prima per il circuit breaker, pochissime righe di codice e la logica di business di per sé non è cambiata, anche per gestire errori transienti, l'impatto nella code base è bassissimo, cioè sono in fase di configurazione, devo andare a configurare una nuova policy in cui gli dico, ok, quando inizi ad avere degli errori, classificali come errori transienti e riprova a fare un'altra chiamata un secondo dopo, due secondi dopo, tre secondi dopo. Solo al termine di questa catena consideralo effettivamente come un errore sistematico che viene conteggiato dal circuit breaker. Ok? Quindi ho l'unione delle due cose. Andiamo a vedere come cambiano il tempo di risposta, cioè come cambiano... come cambiano
le risposte del nostro sistema se introduciamo una policy del genere, quindi se introduciamo una gestione degli errori transienti. Ok, ritorniamo al nostro sistema e quello che succede è che i failure sono meno di prima, in questo caso siamo fortunati che sono proprio zero, ok? Però l'idea è che l'impatto dei possibili fallimenti viene compensato dal fatto che, dato che erano errori transienti, ogni volta che l'API veniva invocata e il sistema andava in errore, il sistema faceva una seconda chiamata dopo un secondo, dopo due secondi o dopo tre secondi, cercando di erogare comunque la funzionalità. Quindi probabilmente, adesso non ci abbiamo posto attenzione, rispetto a prima il tempo medio di risposta è leggermente aumentato, perché potenzialmente a fronte di una richiesta sola ne facciamo più di una ai sistemi di back-end, però abbiamo un rate di fallimento molto più basso. In questo caso siamo stati fortunati che è proprio zero. Molto bene, quindi tutto quello che abbiamo visto fino adesso serviva per definire quello che, non solo io, ma che in genere prende il nome di, va sotto la categoria di rendere il sistema più resiliente, ok? Quindi cercare di gestire failure e cercare di gestire problematiche che abbiamo in pezzi del nostro sistema affinché un problema da una parte non abbia impatti ovunque. E noi l'abbiamo fatto con .NET, l'abbiamo fatto con una libreria particolare, ma il concetto alla base è che ci sono dei pattern da poter utilizzare, il circuit breaker, il pattern di retry o cose del genere, che ci permettono in qualsiasi tecnologia di gestire questi scenari. Come cambiano le cose con Kubernetes? Allora, chi è che conosce un po' Kubernetes? Ok? Chi è che lo usa in produzione? Chi lo usa veramente? Ok. Quindi tu non puoi fare domande. Ok, perfetto. Allora, ovviamente le cose non cambiano con Kubernetes, nel senso che la mia applicazione che ho sviluppato prima, io la posso prendere, la posso impacchettare in un'immagine di Docker, buttarla su Kubernetes e mi porterei a casa tutte le logiche che ci siamo visti fino adesso. Quindi se ho introdotto Polly, nel mio caso su con.NET, ho la possibilità di avere circuit breaker, ho la possibilità di avere retry, ho la possibilità di avere tutti questi pattern che servono nei sistemi distribuiti per gestire failure all'interno del sistema. E quindi va bene, a costo zero la stessa applicazione la faccio girare su Kubernetes e abbiamo risolto il problema. Però con Kubernetes abbiamo a disposizione una infrastruttura pensata già dalla base per gestire questo genere di scenari, ok? E per capire un attimino di cosa sto parlando, andiamo a prendere la definizione base di Kubernetes, della documentazione di Kubernetes, di quello che è un pod, ok? In Kubernetes il pod è l'unità minima di deploy che abbiamo, ok? Quindi un pod è quello che noi effettivamente mettiamo in esecuzione all'interno dell'engine di Kubernetes. Che cos'è il pod? Il pod contiene al minimo uno, ma anche più container. Ok? Quindi non abbiamo un mapping uno a uno tra il concetto di container e il concetto di pod. E io, quando ho iniziato a studiare Kubernetes un paio di anni fa, questa cosa qui proprio non la capivo, nel senso che mi sono sempre detto: cavolo, ci stanno tutto sto hype gigantesco delle architetture microservizi, di spacchettare le competenze, di isolare le competenze, di avere tanti piccoli componenti che devono essere isolati, tra virgolette, a livello di boundaries logici tra di loro, e adesso questi qui di Kubernetes mi dicono: no, ma prendi un pod, sparaci dentro un po' di container tutti insieme, e non riuscivo a capire il senso. Ma come al solito bisogna prendere un po' a testate il muro per capire le cose. E il fatto di avere questa astrazione del pod sopra il concetto di container, per esempio, serve per risolvere problematiche tipo quelle che abbiamo visto adesso. Ok? Nel mondo di Kubernetes possiamo risolvere le cose così come le abbiamo viste adesso, cioè quindi introducendo nella mia codebase una libreria che, seppur minimale, ha leggermente sporcato il mio codice. Ok? Oppure posso sfruttare il concetto di
che il pod può contenere più di un container per gestire scenari del genere. E adesso andiamo a vedere come. Con un pattern molto comune nell'ecosistema di Kubernetes che si chiama sidecar pattern, ovvero l'idea proprio di sfruttare la possibilità di mettere più di un container all'interno di uno stesso pod, dove il container principale è il container della mia applicazione, cioè quello che ha la mia codebase, ma nulla vieta di mettere un container più infrastrutturale, ok? Quindi magari roba che non abbiamo nemmeno scritto noi, ma che gestisca degli aspetti della mia architettura, ok? Dove, per esempio, nel nostro caso, quello che ci interessava era gestire, nel nostro caso in cui avevamo due componenti, quindi due container che dovevano dialogare tra di loro, quello che mi aspetto è di avere un qualcosa che possa gestire a livello infrastrutturale la comunicazione tra questi due componenti, ok? Quindi sfruttando il concetto di sidecar, io posso mettere all'interno del mio pod il mio container con la mia applicazione e qualcos'altro, dove il qualcos'altro dipende da quello che vogliamo risolvere, ovviamente. Esempi di sidecar pattern. Per che cosa possiamo utilizzare un container accessorio vicino al nostro container dove c'è dentro la nostra code base, dove c'è dentro il nostro codice all'interno di un pod? Per esempio per gestire tutto il logging, per gestire la sincronizzazione, per fare monitoring o cose del genere. O per gestire il networking, o per gestire la comunicazione tra due pod all'interno del mio sistema di Kubernetes. Se il secondo container, quindi oltre al container mio che ha la mia logica di business, io ci infilo all'interno del pod un container che fa da reverse proxy, per esempio, e questo reverse proxy ha tutte le logiche per abilitare comportamenti tipo quello del circuit breaker, tipo quello del retry o l'unione dei due, io mi posso permettere di non avere la mia codebase inquinata da queste cose, perché è questo secondo componente, questo sidecar container, che si occupa di queste logiche. Andiamo a capire come. Questo è il mio pod, ok? Se io potrei prendere il mio container, che era questo, dove c'è dentro la mia codebase, metterci dentro tutta la libreria che abbiamo visto prima, non mettere questo, e tutto funzionerebbe bene, perché comunque qui dentro ci sarebbero le logiche per attivare il circuit breaker, per attivare il retry e tutto il resto del cinema, ok? Al costo di avere leggermente sporcato la mia codebase. Quello che posso fare però è utilizzare il concetto di pod all'interno di Kubernetes e il concetto di sidecar all'interno di un pod e quindi aggiungere al mio componente di business un componente infrastrutturale, quindi un container che non è nemmeno un'immagine che ho generato io, ma è un'immagine cross, ok, in questo caso un reverse proxy, che riceverà tutte le chiamate dall'esterno, quindi le chiamate non arriveranno più direttamente sul mio container, ma passeranno sempre da qua, e questo mi permette in modo configurativo di andare a dire a questo componente che fa da sidecar come si deve comportare per attivare il circuit breaker, per attivare il retry e così via. Ok? E questo ha dato un senso al significato che io non comprendevo all'inizio del perché in un pod potessero esserci più di un container. Attenzione che nel mondo di Kubernetes, quando due container stanno all'interno di uno stesso pod, condividono tutte le risorse di quel pod, quindi parlano tra di loro su localhost, hanno accesso allo stesso file system e così via. Quindi vivono proprio in un ecosistema uguale, nello stesso ecosistema, non uguale, proprio nello stesso ecosistema. Ok? Quindi dopo quando andiamo a vedere la comunicazione, vedrete che le chiamate che arrivano qui verranno girate su localhost. Ok? Perché questo qui risponde su localhost. Nello specifico io ho utilizzato questo perché è il più semplice reverse proxy con cui io mi sono trovato a lavorare, più di Nginx, più di Evony, o Evony mi pare che si chiami, che è molto più complesso, permette di gestire in modo molto più puntuale scenari come quelli che vediamo adesso, quindi di circuit breaker, di retry e così via, però diciamo che per l'uso
tradizionale che ne faccio io e soprattutto per lo scenario della sessione di stasera era più che sufficiente. Comunque, Traffic è un reverse proxy che è scritto in Go, fa da reverse proxy e in più aggiunge alcune capabilities che sono delle cose ortogonali all'operatività tipica di un reverse proxy che lui implementa col concetto di middleware. Ok? Quindi quando una richiesta HTTP o TCP arriva all'interno, cioè impatta sul container di Traffic, abbiamo un concetto di entry point, perché per esempio può essere un entry point HTTP, un entry point HTTPS, un entry point TCP, viene mandata alla rotta che viene definita, cioè se chiami l'API che si chiama slash API rotta 1, mandala sul container A, se la impatti sulla rotta API rotta 2 vai lì, ok? Quindi questi nel mondo di Traffic si chiamano router, ma il vantaggio è che abbiamo la possibilità di inserirci in questa pipeline statica che serve per distribuire le chiamate sui vari componenti con il concetto di middleware. Che cos'è il concetto di middleware? Guarda caso, è proprio quello che serve a noi. Cioè, dato che tutto il networking passa attraverso questo componente prima di arrivare al nostro componente di business, noi possiamo andare a configurare questo componente dicendogli: Ocio, abilita un middleware che si occupa del circuit breaker. Ok? E il pattern del circuit breaker è quello, lo possiamo implementare in un milione di modi, ma funziona in quel modo lì. Parte chiuso, dopo un tot di failure, oppure nel mio caso le risposte arrivano, il 50% delle risposte ci impiega più di 100 millisecondi, cioè ci sono delle regole che possiamo andare a definire per poter dire quando il circuito si deve aprire, però quando scatta, quando questa espressione diventa true, il circuito si apre, rimane aperto per un tot di secondi e poi si richiude. L'implementazione è sempre quella che abbiamo visto con quella libreria, con qualsiasi cosa che vi potete implementare da soli o qua sopra. Quindi l'idea è che la chiamata, la richiesta arriva, impatta su questo middleware. Se questo middleware internamente il suo stato è il circuito è chiuso, lo fa passare, vuol dire che il mio servizio, il mio altro container che ci sta dietro le quinte è healthy e allora la chiamata passa. Altrimenti lui cortocircuita direttamente e risponde 503. Ok? Puoi dare un peso alle rotte. Ok? No, quello per fare tipo canary deployment, roba del genere? Sì, no, con questo qui no. No, no. Intanto iniziamo a deployarlo dopo. Allora, se andiamo a vedere all'interno del file di deploy di uno dei miei servizi, quello che andiamo a vedere è proprio quello che ci stavamo dicendo adesso, ovvero nel file YAML di configurazione del deploy di uno dei miei due servizi, quello che possiamo andare a fare è dare un senso a questo attributo qua, che è sempre stato plurale, ma io l'ho sempre usato al singolare, nel senso che c'era sempre solo un container qui dentro. E invece, avendo capito questa logica, cioè il fatto di avere la possibilità di utilizzare questo concetto di sidecar pattern, all'interno dello stesso deploy, io all'interno dello stesso pod vado a definire due container diversi. Il primo che ha... Pensavo ci fosse spento il PC. No, no.
Ok? Il primo che è l'immagine del mio container puro, solo logica di business, quindi non è più nemmeno inquinato da una semplicissima libreria, e il secondo che invece è un componente infrastrutturale che si occupa di gestire, per questo caso, in questo caso specifico, il circuit breaker. Con Traffic no, con Istio sì, per esempio, sì sì. Difatti quello che dicevo è che Traffic è molto utilizzato, nasce per scenari dove viene utilizzato Swarm. Perché? Perché praticamente quando tu lo fai partire gli puoi montare il socket di Docker direttamente, e quindi tu non devi configurare sul reverse, cosa che devi fare per esempio con Nginx, se non ricordo male, in modo statico come vuoi fare routing, ma è praticamente lui che ogni volta che tu fai partire un container, se il container ha delle label particolari, inizia a fare routing in automatico, quindi hai il routing dinamico. Sul mondo Kubernetes sono più utilizzati Istio, Ebony e così via. Scusa? Eh? Ah, ok, no. Ah, sì, sì, ok, ok, sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Di Kubernetes, sì, sì. Quindi no, non puoi fare injection. Non. Però l'idea è che questo componente che si basa su un'immagine pubblica che sta su Docker, io lo configuro di caso in caso, quindi di pod in pod, per lo scenario che quel pod deve gestire. Cosa che invece, se dovessi utilizzare una libreria esterna, come avevo fatto negli esempi raw di ASP.NET, di .NET, deployati sì con Docker ma senza Kubernetes, se non avessi la possibilità di avere questo concetto di sidecar pattern, quello che devo fare è, per ogni contesto dovrei andare a configurare la libreria, quindi la mia codebase, per comportarsi in modo diverso, nel senso che magari in uno scenario il circuit breaker si deve aprire dopo 4 failure, in un altro si deve aprire dopo 10, in un altro deve riprovare transient, errori di retry e così via. Ok? E qua vediamo come si comporta. Anche qui ovviamente all'inizio avremo sempre la logica per cui il sistema inizia a degradare pian piano, poi a un certo punto il circuit breaker si apre e, come prima, se non c'è qualche errore nella configurazione che ho fatto, dovremmo avere qualche spike perché il circuito si apre, il pod inizia a cortocircuitare le risposte subito dando un 500 e le richieste ritornano, se Dio vuole, abbiate fede. Ok. E quindi torna ad essere, il sistema inizia a cominciare a funzionare bene come dovrebbe funzionare se non avessi dei failure. Ok? Faccio un appunto. Fai l'appunto. Secondo me Kubernetes via. Portarselo dentro la code base, quindi per andare un po' a bloccare quello che la tua unità di deploy. Allora, cioè, la logica in questo, cioè, se ti dovessi dare una risposta io. Lo vedrei come un inquinare la tua code base, ma è cacchio, no, voglio anche che sia esplicito, ci faccio anche dei test sopra, esatto, esatto, concordo, no, no, assolutamente, però per gli scenari che vedevamo adesso di comunicazione tra due componenti, per me è pura infrastruttura, cioè il fatto che il networking non è reliable, soprattutto su un sistema distribuito, soprattutto se sei su un cluster, soprattutto se inizi ad aumentare i nodi e così via, e allora gestirlo a livello infrastrutturale ti permette di avere un bassissimo impatto sulla tua codebase, perché non è quello di cui ti si deve occupare la tua codebase.
ok, con il concetto di middleware su traffic, ma su qualsiasi reverse proxy che si comporti in questo modo qui, potete andare a gestire l'infinito, ovviamente, a livello sempre infrastrutturale. Quindi il vostro sistema, voi sapete che non riesce a gestire più di 1000 richieste al secondo, è inutile che continuate a permettere di farvene 3000, ok? Perché tanto continuate semplicemente a sfondare il vostro sistema. Quindi mettere qualcosa che faccia da frontiera e che introduca un concetto di rate limit evita al vostro sistema di andare in overload e performare in modo non corretto. Quindi potete delegare al sidecar pattern tutte le logiche di rate limit o di retry e tante altre. Per chi come me ha un po' di anni fa, soprattutto nella community, non so nelle altre community, io il 90% della mia carriera l'ho passato nella community.net, ma una decina di anni fa, se non ricordo male, era partito l'hype gigantesco nella community.net, ripeto, non so se nelle altre, di una cosa che si chiamava Aspect Oriented Programming, ok? Cioè era una cosa del tipo che si scriveva un po' di codice qui, un po' di codice qui, poi compilavi in modo strano, iniettavi comportamenti, non funzionava mai una cippa, ma era bellissimo perché tutti i cross-cutting concern erano separati dalla code base, ok? Ci sono diversi progetti open source e non open source, almeno nel mondo .NET, che cercano di fare questa cosa. Ecco, con questo approccio del sidecar pattern, quel genere di programmazione, cioè aspetti, il fatto di tutti gli aspetti ortogonali rispetto alla nostra code base, quindi il logging, le metriche, il tracing e così via, le possiamo spostare fuori in questi componenti di infrastruttura che vivono side by side con il nostro container, ma che si occupano solo di queste cose, vengono configurati e deployati insieme al nostro container, ma ci permettono di non inquinare la nostra code base. Ecco, questo modo di fare aspect oriented programming funziona. Quello là io non sono mai riuscito a farlo funzionare. Io ho finito con 4 minuti di anticipo rispetto all'ora che avevo detto a Paolo. Se ci sono domande, sono qua. Prego, certo. Bella presentazione, sono delle cose che non conoscevo. Mi sembra che comunque tu abbia utilizzato tutte le, chiamiamole, protezioni client side, cioè nel senso che è il client che, in caso in cui il server non risponda, è lui che si preoccupa di fermarsi, giusto? Cioè, no, per come è implementata qua è il server stesso che... tu hai un servizio che fa una chiamata HTTP, mm-hmm, e poi c'è per esempio MongoDB. Ok. Facciamo sì, 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 sì. È il servizio HTTP che si preoccupa di fare, cioè di bloccarsi, di limitarsi, giusto? Dipende dove vuoi introdurre queste politiche. In questo caso qui con... In questo caso qui, cioè per come l'ho configurato questo potrebbe essere il container di MongoDB. Io potrei mettere questo in modalità TCP, in questo caso non HTTP, e fare in maniera tale che se MongoDB inizia a rispondere timeout, questo qui faccia da circuit breaker direttamente, quindi non è client side ma è server side, se ho capito quello che intendi tu. Quindi è lato server, è vicino a Mongo, non è vicino al mio web server. E mi permette di non fare overload su Mongo perché magari non riesce a gestire le chiamate in quell'istante lì. E nel caso in cui ci sia perché per esempio HTTP è abbastanza semplice, chiamata, TCP, nel caso in cui ci sia uno streaming, come cioè puoi dire che ne so, sto a 500 megabyte al secondo, quindi devo attuare delle politiche di fermarmi, oppure Allora, con lo streaming, cioè, sto pensando... streaming che ne so, mi viene in mente un Kafka, capito? Mm-hmm. Cioè, i miei servizi, magari c'è il servizio A, lì non si tratta di connessioni, capito? Chiaro. Si tratta di dare appunto dei pesi e di filtrare il traffico in modo che arrivi da una parte e dia più priorità rispetto.
Allora, quello che tu stai dicendo, non so esattamente con lo streaming, ma quello che tu stai dicendo lo risolvi comunque in questo modo qui, non con traffic, perché non ha queste politiche per cui dico se mi arriva una chiamata da, esatto. Sì. No, con questo. No. Sì, è. Sì, esatto, difatti dicevo con questo tool qui. Sì, no, però siccome il rischio, ripeto, è un bagno di sangue, mi chiedevo se avessi delle politiche. Così te lo togli. Esatto. No, però come diceva lui, è una componente che è leggermente diversa. Questo è solo un reverse proxy, ok? Invece con Istio fai service mesh, fai tanta altra roba, quindi è diverso. Vai. Se io sono uno sviluppatore, però devo sapere il linguaggio, cioè devo sia sapere il linguaggio di programmazione della mia business logic, poi se devo cominciare a gestire la parte di infrastruttura, o c'è qualcun altro che mi configura il container che serve nel contesto? Allora, io ti rispondo, per l'ambiente in cui lavoro io, ok, che è una piccola azienda, e la risposta è sì. Virgola, benvenuto nel 2020. È vero anche che nelle aziende molto grosse potrebbe essere che io dev mi occupo solo della mia parte di codice, perché c'è uno veramente molto bravo sulla parte di infrastruttura che si occupa di fare proprio tutta la parte di deployment di questa cosa qua. Però sì, nello scenario in cui lavoro tendenzialmente io devo saperci mettere le mani, e quindi devi sapere. Alessandro, coincidono con le stesse persone che conoscono entrambi le cose, però teoricamente potresti anche in qualche modo. Cioè, però la risposta alla tua domanda, cioè, che è la stessa risposta, nel senso che quello che sta dicendo Gabriele è quello che lui sta dicendo con l'injection dei container all'interno del pod, è che comunque se non c'è qualcuno che sa come funziona quella roba lì, devi farlo tu. Ok? Cioè, quindi. La gestione del deployment, come funzionava, perché comunque è vero che non ce l'ho nella code base business, ma ce l'ho nella code base, è sempre lo stesso Git, quindi ho solo correttamente spostato in base alle responsabilità, ma poi alla fine il pacchetto di deploy. No, ma difatti non, niente silver bullet, cioè non è che abbiamo risolto il problema che ci siamo tolti un pezzo dalle scatole, abbiamo semplicemente spostato. Secondo il mio modesto parere è meglio, perché sono meglio separate le competenze, ok? Quindi il mio container si occupa della logica di business e quell'altro container si occupa di cose infrastrutturali, però è il gioco delle tre carte, cioè prima era di qui e adesso è di là. Cioè non esatto. Vai. Ci sono delle cose all'interno del porto, che ho dei container infrastrutturali, implementati in corso all'interno del porto, che è basta, facendo login, una situazione di interessamento, che è un real time. Mi interessa un po' di risorse al container principale. Ma che le risorse le puoi configurare solo a livello di pod, no? Le risorse le puoi configurare a livello di pod, però puoi decidere l'installazione di Kubernetes. Puoi decidere dei gradi di affinità su dei porter che tu ritieni meno importanti, e sposti tutta quanta. No, però all'interno dello stesso pod. All'interno dello stesso pod? No. No, cioè, quindi tu non puoi dire all'interno di questo pod ho questi due container, questo mi consuma il 10 e questo mi consuma 2. È il pod. Sto la carne in gas, lo vendo all'altro e le risorse quello principale. Esatto. No, colpa che
cioè, io non so, ovviamente faccio fatica a mettere due container nello stesso pod, non mi è ancora. Questo è il mapping per me, ancora. Ma infatti a livello di, ti ripeto, cioè io ci sono arrivato per approssimazioni successive e questo approccio qui mi piace molto perché comunque, come dicevo prima, è un separare le responsabilità, ma non è una cosa che ha meno valore della mia logica di business, nel senso che se questo componente sidecar inizia a funzionare meno bene dell'altro perché gli do meno risorse, se qualora potessi, creerei comunque un problema. Non so se mi sono spiegato. Cioè tu, ah, ok. Quindi in effetti non mi ero mai posto la questione perché quel pod lì deve funzionare bene, punto. Nella sua complessità. Altro? No? Ultima slide della serata. Full screen.